Innanzitutto saluto una persona che per noi qui oggi è un po' nuova anche come volto, Gianfranco Iorizzo, buonasera, che è presidente del Comitato Percorso Nascita Nazionale e che ci darà quindi alcuni elementi essenziali sul punto delle decisioni, come vengono prese e perché a livello nazionale e poi naturalmente calate sulla realtà locale. Poi saluto naturalmente l'assessore che è il primo imputato oggi, Luca Zeni, l'assessore alla salute nella provincia di Trento. Al suo fianco Paolo Bordoni, buonasera, che è il direttore generale dell'azienda sanitaria. E quindi la dottoressa Nunziata Di Palma, buonasera, che è primario di pediatria e responsabile del dipartimento pediatria dell'azienda sanitaria intera. Bene, allora, il percorso, come sapete, è stato, lo sapete bene, insomma, è stato abbastanza travagliato, credo sia un termine corretto, un verbo corretto per questo genere di cose, e l'idea che potesse esserci una sospensione del punto nascita ha già qualche anno. Si è cercato di salvare la situazione fino a poco fa e ora però si è arrivati a un punto di decisione. Questa decisione naturalmente va valutata fino in fondo, tutti insieme. Ed ecco che su questo aspetto, visto il percorso che c'è stato e l'impegno anche che è stato profuso comunque da tutte le istituzioni, sia quelle che hanno organizzato in particolare l'incontro di oggi, sia la stessa provincia che ne ha la responsabilità in primo luogo, proprio per questo aspetto credo che sia importante arrivare ad avere qualche delucidazione in merito dal dottor Gianfranco Iorizzo, che ha avuto un po', come dire, l'onere, più che qualsiasi onore, insomma, di dover dare attraverso il Comitato intero una risposta a un'ulteriore deroga rispetto al mantenimento in essere, in attività del punto nascita di Cavarese. E allora, proprio su questo punto, io comincerei a chiedere alcune cose essenziali, perché dobbiamo comunque contestualizzarlo, al di là del fatto che tutti abbiamo vissuto questo percorso in questi anni ormai di confronto, anche di protesta. Vedo appunto anche in prima fila qui una protesta molto ben organizzata e molto interessante, come si suol dire. Ecco, credo che sia necessario partire col dottor Iorizzo sulla questione principale, ossia perché i punti nascita con meno di in origine mille parti, poi si è giunti a una definizione sui 500, no? Perché non sono considerati sicuri? Partiamo da qualcosa di molto semplice, elementare, però da cui poi dopo scenderemo anche ad altre domande. Prego. Buongiorno, vi ringrazio per l'invito. Io sono Gianfranco Iorizzo, sono un ginecologo e sono coordinatore nazionale del percorso nascita da circa 7 anni. Saluto questa che non vedo come protesta, ma vedo come inno alla vita, perché lì c'è scritto qui c'è vita ed sono meravigliose quelle magliette. E faccio i complimenti a tutte queste mamme che sono sicuramente tutte sopra. Saluto l'amministrazione, i sindaci, la direzione generale dell'assessorato e del direttore generale della sanità e mi rivolgo a queste meravigliose mamme che avete lì in prima fila, voi non le vedete come le vedo io, ma io sono qui per garantire la sicurezza delle mamme e del neonato. Cioè il mio obiettivo è rendere trasparente gli eventi che avvengono nel percorso nascita e far sì che ogni singola donna abbia il percorso più sicuro nel corso della sua gravidanza. La gravidanza è sempre un evento a basso rischio. Noi inizialmente parlavamo di gravidanza fisiologica, invece adesso ci siamo un po' più allineati, tutte le società scientifiche parliamo di basso rischio.
però questo basso rischio può essere garantito con una serie di standard attorno. E quindi voi vorrei far capire che cosa intendiamo per standard di sicurezza. Noi abbiamo imparato molto dall'aviazione. Questo vi faccio vedere questo filmato perché è un evento, è un quasi evento. Questo è l'aeroporto di Barcellona, luglio 2014. C'è un aereo argentino che sta entrando in pista e con i carrelli già giù questo aereo russo che sta atterrando. Vedete, la pista è un passo, l'aereo argentino non si accorge di nulla, entra in pista, l'aereo russo che è lì attaccato, adesso forse il video non rende moltissimo, si destabilizza un attimo e riprende il suo percorso. Perché non è successo? Per questo si chiama near miss, quasi evento. Perché non è successo un disastro aereo? Cioè, perché lì dentro, in quell'aereo, c'è un team che lavora insieme, simile al team della sala parto. Cioè, c'è un capitano, c'è un pilota, un vice pilota, un primo di cabina e di solito tre hostess. Le hostess sono su quell'aereo non per servire il caffè, sono su quell'aereo perché loro hanno e devono controllare le manovre di emergenza. Cioè, se succede un evento come quello, loro hanno messo in sicurezza tutti i 140 passeggeri di quell'aereo russo mentre atterravano. Era un evento inaspettato, loro sono super addestrati, fanno simulazioni contro simulazioni. Questo personale qui, le tre hostess, che sono come se fossero le nostre ostetriche, loro sono presenti anche se l'aereo è vuoto. Cioè, se io ho ogni 50 posti... Vorrei essere tutto positivo possibile e raccogliere da parte vostra. Io sono qui alla fine per... Scusate, qualche contestazione è assolutamente, scusatemi la terminologia, fisiologica, però cerchiamo intanto di far parlare il dottor Lorenzo. Poi ci saranno anche domande, no, non c'è nessuna paura, da parte di nessuno. Cominciamo, no, attenzione un attimo, cominciamo, scusatemi, cominciamo in maniera civile. Ce la facciamo? No, ce la facciamo? Proviamo un secondo, dobbiamo chiarirci, loro sono venuti qua per fare chiarezza, dobbiamo avere la cortesia, quantomeno il rispetto per coloro che hanno avuto questa capacità di venire a confrontarsi con noi. Possiamo andare in piazza e possiamo fare tutto quello che vogliamo, però in questa sala vi prego la correttezza che deve esserci tra chi ci rispetta. Noi siamo qua in rappresentanza delle istituzioni e rappresentiamo anche voi, ma voi dovete essere corretti nei confronti di chi viene a dirci le cose. Possiamo anche non essere d'accordo, ma dobbiamo avere la pazienza di ascoltare. Grazie. Allora, grazie. Invitiamo Lorenzo, come dire, a superare un po' la parte... Queste parti qui, noi già andiamo in giro per diverse regioni. Io quello che vi voglio far capire, perché io sono qui per raccogliere i vostri feedback, per avere da voi le proposte, non sono qui in modo trasversale, perché noi siamo per un motivo di sicurezza. Noi la sicurezza l'abbiamo imparata dagli aerei e da questo modello di base abbiamo imparato la sicurezza nelle sale operatorie. E quindi abbiamo bisogno di un team che lavori in modo insieme e questo ha ridotto gli eventi avversi dell'83%, cioè la sicurezza negli aeroporti e sopra gli aerei è essenziale. Un aereo prima di partire fa una checklist, le nostre sale parto hanno una checklist del motore, cioè controlla sempre il motore. Quello che alle volte può mancare sono purtroppo il personale e non sono ruoli intercambiabili, perché tutti questi eventi qui, compreso l'ammaraggio famoso che di cui adesso hanno fatto un film, si sono salvati tutti perché questo meccanismo della sicurezza è funzionato perfettamente. Ma quando mai casca un aereo? Non casca mai, ma quando casca è devastante. Quando succede un evento avverso in una sala parto è devastante. Io sono uno degli ispettori della ministra che va in giro con la task force, con i NAS, saluto il vice comandante dei NAS, provincia autonoma di Trento, che è qui con noi oggi,
e noi andiamo in giro a vedere questi eventi avversi, vediamo delle cose che nel quasi dal 50 al 70% potevano essere evitate. E per quello che io dico, io faccio il ginecologo, io sono dalla parte assoluta delle donne. Questo modello è stato così efficiente che tutta la sanità verte sull'aeronautica. Vertiamo anche su alcuni altri modelli organizzativi che sono come ad esempio il codice stradale. Alcune definizioni del codice stradale, fa il Ministero della Sanità, però ci dà una serie di regole, la patente, il casco e i segnali stradali. In Italia ci sono, pensate, 137 comuni sotto 150 abitanti. In particolare c'è quest'ultimo comune che si chiama Maccastone, in provincia di Lodi, che ha solo 69 abitanti, si trova vicino al Po e quindi viene considerato, viene rappresentato nei modelli di sicurezza come, siccome non gli passa neanche la strada provinciale in mezzo, viene rappresentato come un piccolo comune da 69 abitanti dove il rischio di incidente stradale è bassissimo, eppure le regole della sicurezza del codice stradale ci sono anche lì, cioè il sindaco non può mettere un limite di velocità diverso 100 km all'ora. Il monitoraggio della sicurezza deve avvenire sempre perché ci sono alcune strutture come i ponti che possono tutto d'un tratto crollare. Questo è accaduto nel 2016 a Calcutta, cade un ponte perché non era stata fatta la manutenzione, sulla Milano Lecco cade un altro ponte perché passa un tiro. Quello che io con le diapositive della sicurezza l'ho finita, fatemi dire questo. Questo tir rappresenta 108 tonnellate, una gabbia ad alto rischio che entra in una sala parto non sicura. Quel tir lì non è asfaltato, ha fatto crollare il ponte e il sindaco sulla Milano Lecco ha dovuto chiudere tutti i ponti per mettere in sicurezza i propri cittadini, perché se succede un evento così che crolla un ponte, l'amministrazione deve rispondere immediatamente. Questi sono gli eventi avversi che abbiamo in sanità. In sanità la sala parto non è il nostro evento avverso che avviene più frequentemente, l'evento avverso che avviene più di frequente è la caduta accidentale del bambino. Poi nella graduatoria, che copre solo il 4%, abbiamo purtroppo in graduatoria la morte di un neonato sano sopra 2500 grammi e sotto al 7% la morte materna. Per questi due eventi qui, che hanno un impatto sociale devastante, sono state fatte una serie di regole. Una serie di regole con una serie di monitoraggi da parte del Ministero. Abbiamo un'equipe che si chiama Task Force che gira per gli eventi, per se ci sono eventi sentinelle o eventi avversi, per garantire la sicurezza delle nostre mamme. Il problema della sicurezza è dei volumi piccoli, perché mi si chiede perché abbiamo messo quel cut-off. Io sono uno di quelli che ha evitato quell'accordo Stato-Regione del 2010. Avevamo inizialmente detto ottimizziamo a 1000, era impossibile perché ottimizzare a 1000 vorrebbe dire aver devastato la popolazione, noi non avevamo più un punto nascita vicino. Allora si è abbassata un po' l'asticella a 500 e si è detto se c'è una zona orograficamente difficile, scritto nell'accordo, l'abbiamo scritto, noi dobbiamo garantire il punto nascita se c'è una zona orograficamente difficile. Il volume basso dei parti può provocare una serie di guai, perché se io assisto sia un evento avverso come può essere l'eclampsia, cioè la donna incinta sopra 34-35 settimane nel terzo trimestre gli si alza la pressione, questa aumentata pressione gli dà un evento pericolosissimo come l'eclampsia, che può avere un coinvolgimento del fegato, del cervello, un danno molto pericoloso. Questo avviene ogni 1861 gravidanze, però io vi voglio fare capire come facciamo noi i conti. Se io assisto solo 40 parti l'anno, io devo impiegare 46,5 anni di vita professionale per confrontarmi davanti a un'eclampsia. Ma siccome noi non abbiamo ancora un modello di simulazione come gli aerei dell'aeroplano, noi ginecologi ci stiamo iniziando adesso ad addestrare, perché da qualche anno ci sono le simulazioni della sala parto, noi ci addestriamo sul campo e cerchiamo di ruotare in punti nascita più grandi. L'asfissia perinatale, che vuol dire quel parto che va male e il bambino nasce asfittico, ti può capitare ogni 2800 gravidanze. È ovvio che se io ho pochi parti, la popolazione percepisce, io ho 50 parti, sono andato in punti nascita dove avevano 50 parti, in 10 anni hanno 500 parti, in 100 anni hanno 5000 parti. Cioè l'evento avverso può anche non mai capitare, ma l'evento avverso è sempre dietro l'angolo, altrimenti bisogna togliere le regole e fare una sanità senza sicurezza del paziente. Il paziente, la sicurezza c'è in tutto, nelle prese che ci sono dentro la sala parto, nei carrelli, nella sterilità, nei guanti.
Quindi si dimostra come i bassi volumi possano dare una difficoltà di gestione delle emergenze. Tutti gli eventi avversi sono sopravvenuti con medici che avevano difficoltà di gestire le emergenze. E quindi noi potenzialmente dobbiamo accendere i riflettori in tutti quei punti dove ci può essere questo tipo di rischio. Ed è codificato, perché questo è un lavoro che è stato fatto su 50 milioni di gravide, 50 milioni. Questo lavoro è uscito su American Journal e dice che se io, a seconda dei volumi, io cambia il mio rischio ostetrico. Quindi la morbidità cambia a seconda dei volumi e fa questi esempi di scala da 50 a 500. Dice anche questo lavoro che non solo contano i volumi, ma conta anche l'equipe, il setting organizzativo, che è lo stesso setting che capisco che sia difficile accettare dell'aereo. Noi ci siamo mossi perché? Perché nel 2010, nell'estate del 2010, sono successi una serie di eventi avversi in Italia, uno nel Veneto, uno in Lazio, uno in Basilicata, uno in Sicilia. Non so se vi ricordate, due ginecologi litigano in una sala parto, perché la paziente era di uno, l'altro era di guardia, muore la paziente e il bambino, mentre due ginecologi si picchiano. Questo evento Sentinella ha portato il Ministero della Salute a chiedere maggior sicurezza per tutte le 500.000 donne che partoriscono ogni anno. E abbiamo prodotto una serie di strumenti, sono linee guida organizzative, un accordo Stato-Regioni che identifica gli standard di sicurezza, perché io sono qui per spiegare, la domanda è cos'è la sicurezza, io sono qui per sentire le vostre proposte, per spiegarvi cos'è la sicurezza. Abbiamo questo accordo Stato-Regioni, abbiamo delineato che gli standard degli ospedali, ci sono, non io, questo qui si chiama DM70, quel regolamento per gli standard qualitativi degli ospedali, però dice anche una cosa, che se io ho un cancro al seno, non devo andare in una struttura che offre meno di 150 interventi. Io penso che sia corretto, perché se noi dobbiamo essere operati alla colecisti, in quella struttura ci devono essere almeno 100 interventi. Per i volumi della sala parto si chiede che la sala parto non vada mai sotto i 500 parti. Perché chi è che si fa fare una villocentesi, una miocentesi da un operatore che ha fatto due miocentesi? Io non me la farei fare. Abbiamo messo delle soglie di rischio, cioè il taglio cesareo che si monitorizza, però noi abbiamo programmato che esistano sale parto piccole, cioè nell'accordo Stato-Regioni che è stato condiviso da tutte le regioni, province autonome comprese 7 anni fa, abbiamo detto se la gravide è a basso rischio li può nascere un centro di primo livello, quindi gravide a termine a basso rischio ostetrico, e accanto ci deve essere una pediatria che assista il neonato sano che non abbia bisogno di assistenza. Perché ci si incastra in una sala parto? Perché una sala parto può diventare tutto d'un tratto, anche se è una situazione orograficamente difficile come Cavalese, perché può diventare tutto d'un tratto al di fuori degli standard di sicurezza. Come che? Sì, noi abbiamo concesso la deroga sia a CLESS che a Cavalese. Bisogna Arriviamo più strettamente naturalmente sul Cavalese tra poco. Però, quindi mi sembra che lei stia allineando il problema della casistica, giusto? Il volume, perché io quando vado in giro, per l'evento avverso, la popolazione è fatta come voi e dice esattamente il contrario, dice perché non avete messo i medici, come mai c'era solo l'ostetrica di turno, perché non c'era solo operatorio di emergenza urgenze. Quindi noi abbiamo questi problemi e dobbiamo cercare di garantire la sicurezza in tutto il territorio italiano, con il personale H24, con l'ostetica H24, pediatri, ostetici, ginecologi, anestesisti, ci deve essere anche una sala operatoria sempre pronta e disponibile. Perché... Scusi, mi ripete esattamente qual è lo standard richiesto da voi? Oltre al volume, noi abbiamo chiesto una serie di standard di sicurezza. Gli standard di sicurezza sono che ci sia qualcuno che ci assiste questa donna, cioè che la donna sia assistita dall'ostetrica, che è la figura principale, l'attrice principale del parto, dal medico che deve stare in seconda posizione solo se il parto esce fuori dai canali, dal pediatra che deve assistere il neonato nel momento in cui succede l'evento avverso alla donna, la donna inizia a sanguinare, quindi deve essere operata per un'isterectomia, tamponare l'utero, l'anestesista che serve ad assistere alla donna e il pediatra
barra neonatologo, insomma il pediatra che sappia assistere il bambino nel caso che abbia bisogno che nasca asfittico, perché quando succede l'evento avverso succede in contemporaneamente l'asfissia, l'emorragia. E noi abbiamo in Italia 500.000 parti, abbiamo 50 donne morte. Io rispetto tutte queste 50 donne morte e chiedo di migliorare la sicurezza perché questo numero possa ridursi di almeno il 50%. È per questo che noi facciamo questa continua sorveglianza e monitoraggio verso i piccoli punti nascita. In quanti casi avete dato deroga di quelle richieste in Italia? Tutte le volte che c'è una condizione orograficamente difficile, chiudiamo, non importa più il volume. Se c'è una condizione orograficamente difficile come Pless e Cavalese, noi abbiamo concesso la deroga. Ecco, qui naturalmente chiedo la differenza tra Pless e Cavalese qual è stata. A questo punto che dobbiamo arrivare. Noi, dopo aver concesso la deroga, se ci sono. Aspetta un secondo, perché ce lo dice adesso. Noi... Vabbè, acceso, quindi qualcosa ci dice. Noi abbiamo acceso i riflettori su, siamo partiti dalla Sicilia, 17 punti nascita, dove c'era un fermento. Il percorso è stato razionale, ci mette un momento di dircelo, adesso ve lo sto chiedendo appunto. Nella provincia autonoma di Trento non abbiamo identificato le condizioni orograficamente difficili. Nell'ospedale punto nascita di Klessen, punto nascita di Cavalese, per quello è stato concesso la deroga. Quando ti concedono la deroga, quando noi concediamo la deroga dobbiamo controllare che quel punto nascita ci siano gli standard, e quindi noi gli diciamo: non avete gli standard, ve la accediamo lo stesso la deroga perché la situazione è orograficamente difficile. Dobbiamo controllare alcune cose, ci sono qui, cioè, dobbiamo controllare che ci sia la sala operatoria all'interno del blocco travaglio parto, sempre disponibile H24, che ci sia il pediatra H24, che ci siano le quattro figure professionali H24, che ci sia la disponibilità di sangue H24, un laboratorio analisi H24 e una radiologia H24, e che le strutture di sicurezza siano tutte presenti e tutte moderne. Quindi noi concediamo la deroga. Se poi non riusciamo ad avere la garanzia che è sicuro, si crea una catena della sicurezza, e quindi noi facciamo così, come quando mi ferma il vigile che dice guarda facevi 52 km all'ora e io sono spacciato. L'area disagiata, che cos'è l'area disagiata? Questo l'ha fatto Balduzzi prima della Lorenzin. Lui dice l'area disagiata è un'area in una zona particolarmente disagiata, può essere l'ospedale della Maddalena, il punto nascita in montagna, e fissa i 90 minuti limite temporale massimo di distanza dai centri hub spoke, che vorrebbe dire dal primo ospedale con centri di primo livello, di secondo livello con la neonatologia, e 60 minuti dei presidi di pronto soccorso. Ci hanno chiesto di mantenere questa è la regola nazionale, ci hanno chiesto di mantenere questa ora. 90 minuti con l'ambulanza? Sì, noi calcoliamo i tempi. Noi calcoliamo i tempi con il sistema di emergenza urgenza del Ministero della Salute, che ci dà i tempi non riferiti all'ambulanza, sono tempi che sono calcolati a seconda delle condizioni, della piovosità, del numero di passaggi della macchina. Quindi Cavalese è un'area orograficamente disagiata. Scusate, è difficile andare avanti così, Allora? Beh, andiamo avanti allora. Ci proviamo? No, per se no ci sospendiamo. Allora, la domanda, mi scusi dottor Leozzi, la domanda era Cavalese e Kless. Che cosa ha portato a questa differenziazione, visto che è stato chiesto? L'assenza del personale, prevalentemente. Avevate un sistema di apertura di urna che già ci pareva particolare, però noi, siccome la provincia autonoma di Trento è una provincia capofila, non abbiamo mai detto niente. L'assenza purtroppo del pediatra, noi abbiamo cercato anche noi pediatri come comitato. Pediatri! Pediatri, tutti i professionisti qui, i medici, i ginecologi,
rifiuto che mi dicono i colleghi delle società italiane, perché noi parliamo direttamente con le società italiane di pediatria e di neonatologia, che ci ha fatto la raccomandazione di insistere sul pediatra H24 e sono usciti con un loro statement su Quotidiano Sanità 3 giorni fa, noi non riusciamo a trovare, poi loro ci dicono ma è sicuro o non è sicuro, quindi ci sono due motivi per cui noi facciamo fatica a trovare questi ragazzi. I tempi forse cambiano, io per accettare il primo posto di lavoro ho cambiato stato, sono tornato in Italia, lavoravo all'estero e ho preso un punto nascita piccolo e sono andato lì a lavorare per prendere il posto di lavoro. I tempi evidentemente stanno cambiando, i pediatri sono diventati merce preziosa. Purtroppo prevediamo che in futuro anche i ginecologi diventeranno preziosi e sulla mancanza della figura professionale noi non consideriamo che venga, non si può considerare sicuro il punto nascita, perché nel momento in cui nasce il bambino asfittico, quel bambino lì non avrebbe avuto l'evento avverso se fosse nato altrove, se fosse nato in un punto nascita con gli standard. Questo è quanto ci ha riferito Lorenzo. A questo punto, su come si è cercato di reperire, su come si è cercato di reperire, in particolare per Cavalese, personale medico, e quindi visto che il problema è stato riferito a essere quello della carenza di medici, chiediamo allora a Bourdon quali sono state le azioni messe in atto dall'azienda sanitaria. Sì, buonasera a tutti. Un attimo che... Allora, il tema del reclutamento del personale è stato spiegato dal dottor Iorizzo quali sono gli standard organizzativi che l'azienda deve rispettare a prescindere dal numero di parti. Questo è un concetto molto importante, cioè Cavalese, pur facendo un numero di parti significativamente inferiore a 500, ha ottenuto la deroga, purché, questo è il tema cruciale, rispetti gli standard organizzativi, cioè la presenza contemporanea in guardia attiva tecnicamente, cioè la presenza sulle 24 ore del personale che è stato citato, del ginecologo, dell'anestesista, del pediatra, dell'ostetrica. La giunta provinciale, già nel novembre del 2015, quando si era manifestata la criticità della presenza non solo a Cavalese ma in altri punti della provincia, in particolar modo in quel momento la crisi era sulla figura degli anestesisti, ha autorizzato l'azienda sanitaria a fare tutte le assunzioni necessarie per trovare questo personale, ha anche stanziato una cifra importante di ben 9 milioni di euro su tutta la provincia per poter reperire il personale. Quindi non è assolutamente vero che l'azienda ha voluto risparmiare su questo, perché c'era uno stanziamento importante di 9 milioni che non si è riusciti a spendere proprio perché non siamo riusciti a trovare poi tutte le figure professionali. Quali sono le iniziative che abbiamo fatto? Allora, innanzitutto l'azione di reclutamento degli anestesisti rianimatori. A Cavalese ricordo che non c'era neanche un responsabile, un primario dell'anestesia, oggi c'è, è stato fatto un concorso per l'innovazione del primario, ha detto il dottor Liguori, che è un ottimo professionista e che ha dato stabilità dal punto di vista della vitalità. Sono state fatte 6 selezioni, quindi anche selezioni di personale anche a tempo determinato per sostituire personale che magari era momentaneamente assente, e 2 concorsi. Per quanto riguarda la ginecologia sono state fatte 3 selezioni in concorso e per quanto riguarda i pediatri 2 selezioni, 4 concorsi e 3 procedure di mobilità interregionale. Cosa vuol dire la mobilità interregionale? Vuol dire che ci sono dei professionisti che hanno già superato dei concorsi in altre regioni, in Piemonte piuttosto che nelle Marche o in Lombardia, ma che chiedono di trasferirsi nella provincia di Trento. Esiste una procedura nazionale che prevede che ci sia un colloquio dell'amministrazione che accoglie, se questo va bene, poi serve l'assenso dell'amministrazione che rilascia
questo professionista per poter arrivare nella provincia di Trento. Noi agiamo come un'azienda pubblica, quindi noi possiamo assumere solo per procedura concorsuale, voi a tempo indeterminato come a tempo determinato. Però quest'estate abbiamo cercato di, in accordo anche con la comunità della Val di Fiemme, della Val di Fossa, di utilizzare degli strumenti fuori dall'ordinario per quanto riguarda un'amministrazione pubblica, cioè attivare una serie di canali pubblicitari per rendere noto a tutti, in Italia non solo, che noi stavamo cercando per Cavalese non solo professionisti, pediatri, ginecologi, anestesisti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo divulgato tutte queste iniziative innanzitutto sugli ordini dei medici nazionali, quindi è stata inviata delle comunicazioni formali, delle newsletter dicendo ci sono dei concorsi in atto, divulgate i vostri iscritti. Il nostro target principalmente era sui neo specializzati, i giovani che cercano lavoro, la Società Italiana di Pediatria, quindi abbiamo agito sulle società scientifiche, le testate giornalistiche, ci sono molti giornali, diciamo, riviste specializzate letti dai giovani medici o comunque dai medici, lì abbiamo acquistato proprio degli spazi. Sui quotidiani nazionali, Corriere della Sera, La Repubblica, sul Sanità 24 Ore, che è una rivista specializzata sempre del Sole 24 Ore, sui quotidiani locali della nostra provincia, sull'agenzia, il sito dell'Agenzia del Lavoro, Osservatorio Nazionale Specializzato in Pediatria, che è un riferimento importante che i giovani pediatri conoscono, e con tutti gli aiuti possibili, in particolar modo sui siti delle offerte di lavoro dell'Associazione Pediatri Italiani. Questo lavoro, che è stato importante, ha fatto sì che l'azienda entrasse in contatto veramente con molti, molti professionisti. Noi abbiamo svolto una procedura concorsuale estiva che ha generato un interesse in termini di domande presentate al concorso di molte persone. Noi, non tutte queste persone si sono presentate a questo concorso, perché come ricordava il dottor Ioriz in precedenza, l'emergenza dei pediatri, in questo caso che stiamo vivendo e affrontando noi, è un'emergenza che hanno tutti, i colleghi di Bolzano, come quelli di Verona, della Lombardia, della Toscana, di tutte le regioni italiane. E noi abbiamo poi sentito personalmente una serie di professionisti che avevano dato una disponibilità, alcuni di questi anche in qualche modo avvicinati dalla comunità locale, sono quelli che vedete alle mie spalle, e quindi abbiamo tentato di far sì, di divulgare loro che l'azienda aveva in atto delle procedure concorsuali, cioè se c'è un contatto, una disponibilità, poi questa deve tradursi in una domanda che materialmente il candidato pone al protocollo dell'azienda, insomma, con una lettera, dove dice io parteciperò alle procedure concorsuali. In particolar modo alcuni dei professionisti che chi segue le vicende sono qui citati, il dottor Flumini, che è un neonatologo della regione Marche, aveva chiesto delle informazioni anche dal punto di vista economico, giustamente, perché fare delle scelte di vita, di cambiamento, sono scelte importanti, quindi ognuno fa le proprie considerazioni. Si è iscritto al bando di mobilità interregionale che abbiamo attivato di recente ed è già stata fissata la prova per il colloquio. Il dottor Priora, che è stato contattato più volte, ha già superato il colloquio, quindi lui viene dalla regione Piemonte, lavora nella ASL di Cuneo. Il mio collega direttore generale di Cuneo in un primo momento ha negato l'assenso al trasferimento, sottolineando le stesse difficoltà che abbiamo noi, dice non posso mandarti un pediatra perché mi servono anche a me, però di fronte all'insistenza del dottor Priora, che comunque vuole per scelta di vita andare via da quell'azienda, mi ha anticipato verbalmente, telefonicamente, l'assenso al trasferimento. Io non ho ancora la nota, ma insomma, credo nella parola del mio collega, e il dottor Priora mi ha assicurato che la disponibilità a venire a lavorare qui, e lui ha dato come prioritaria la sede di Cavalese, potrebbe avvenire dal 1° luglio, perché c'è un tempo tecnico anche per dare le dimissioni, no? Altrimenti le amministrazioni chiedono delle penali.
qua ce ne sono altri di professionisti che vedete e sono citati. Mi scusi, dottor Bordone, ma sulla base di questi sì, diciamo, no? Questi sì. Che ancora sono in itinere, è possibile rimettere in discussione la situazione rispetto alla sospensione? Poi vediamo qua gli Olez, i quali lo rivolgiamo subito come interrogativo. Sì, allora noi diciamo avevamo seguito diverse modalità di reclutamento del personale. Le prime che sono state fatte precedentemente al mio arrivo, io sono direttore di questa azienda da maggio, erano concorsi dedicati alle sedi carenti. Questa scelta, che sembrava la più logica, cioè mi mancano pediatri a Cavalese, anestesisti a Cavalese, io faccio un concorso per dare informazioni con i mezzi che avete visto a chiunque. Questi sono andati deserti, cioè nessuno ha dato la disponibilità, cioè fatto il concorso, domande pervenute zero. Questo ci ha un po' letteralmente spiazzati. Io ricordo i primi colloqui che ho avuto con la dottoressa Di Palma nella preoccupazione di garantire. Allora abbiamo cercato di agire in una formula diversa. Abbiamo anche cercato di capire le aspettative, in particolar modo dei giovani professionisti, perché il problema, come vedete, è prevalentemente con loro. Ci sono dei professionisti maturi, da un certo punto di vista, che per scelte di vita e per bagagli di esperienze già maturate possono decidere, per un interesse non solo professionale, ma ripeto di vita, di venire qua. Il neo specializzato invece è più esigente, cioè chiede una serie di garanzie, in particolar modo chiede, è molto attratto nel lavorare, per la possibilità di lavorare per un'azienda come quella della provincia di Trento, però vuole in qualche modo partecipare a tutti i momenti di interesse dal punto di vista professionale, cioè lavorare in piccolo punto nascita può essere sicuramente bello per il contatto umano, per una serie di esperienze, però non fa vedere quella casistica importante che nel bagaglio di un giovane che si deve formare è sicuramente interessante. Allora abbiamo proposto loro di ruotare tra le varie sedi, cioè di fare dei turni, magari assegnato a una sede di gradimento, ma fare dei turni a momenti di formazione sul campo o a Trento, a Rovereto, che sono i nostri punti di riferimento. Per fare questo... L'avete chiesto a tutti i pediatri, abbiamo attualmente chiesto, in forza d'azienda. Allora, c'era un concorso in atto che aveva dato dei numeri importanti di adesione, perché credo che ne abbiamo assunti complessivamente, erano fuoriusciti dal professionamento 15 o 17 pediatri. Molti di questi, nell'indicare le sedi, quindi il concorso era unico per tutte le sedi che erano in qualche modo aperte, indicano una sede di gradimento. Laddove c'era un gradimento su Cavalese, ma purtroppo non c'è stato, l'assegnazione era matematica, quindi questo è stato. Poi abbiamo fatto un altro dove un professionista, il dottor Benigni, ha indicato anche la sede di Cavalese, tant'è che è stato qui insediato. E quello che invece abbiamo dovuto fare è stato anche un accordo sindacale. Io ho ringraziato gli sindacati per la loro, diciamo, anche lungimiranza, cioè hanno capito le esigenze di questi giovani professionisti e hanno consentito di prevedere la mobilità tra più sedi proprio per garantire le competenze in crescita di questi ragazzi, cioè che possono alternare dei momenti di formazione nelle sedi centrali e dei momenti di operatività nelle sedi periferiche. Noi, al di là del fattore contingente dei punti nascita, abbiamo sempre detto che gli ospedali di valle sono per noi strategici, perché riescono a e devono gestire in loco tutta una serie di patologie che in assenza dell'ospedale dovrebbero essere gestite a livello centrale, facendo collassare l'intera rete dei nostri 7 ospedali. Per cui abbiamo estremamente bisogno che questa rete di disponibilità dei professionisti possa essere resa operativa. Questo ha consentito di salvare in questo momento la sede di CLES, perché lì alcuni professionisti hanno accettato questo tipo di contratto, cioè noi abbiamo aggiunto una postilla contrattuale chiedendo loro di andare a CLES e a Cavalese. A CLES abbiamo trovato alcuni che l'hanno fatto, a Cavalese in quel momento no, e quindi qui c'è stata la prima problematica. La seconda è stata un altro concorso che ha generato 4 domande, 4 idonei, di cui uno di questi, l'ho citato prima,
ha dato la disponibilità per venire a Cavalese ed è entrato in servizio, credo, una ventina di giorni fa. Quindi da questo punto di vista abbiamo battuto le strade che c'erano consentite dalle opportunità e anche, ripeto, al di là delle forme di divulgazione straordinarie che ci hanno dato un'adesione di molti professionisti rispetto alle selezioni che erano deserte, da quel punto di vista in generale abbiamo acquisito sicuramente dei pediatri. Purtroppo non siamo riusciti sui concorsi ad ottenere delle disponibilità. Ne abbiamo ottenute alcune sulla mobilità interregionale. Una, ripeto, col dottor Priora che ha dato l'assenso e il 1° luglio dovrebbe essere disponibile, e un'altra, speriamo, non abbiamo ancora l'assenso dell'amministrazione, manca ancora il colloquio, col dottor Flumini che verrà dalle regioni. Ecco, con questi numeri, insisto, se si arrivasse, sì, abbiamo ancora, si può rimettere in discussione? Allora, abbiamo ancora un concorso che ha chiuso le domande di partecipazione giovedì, dove al momento ci sono, se non arrivano via posta domani nei prossimi giorni, 7 candidati. Di questi 7 candidati, uno ha dichiarato la disponibilità per Cavalese come 1° posto e altri 2 come 3ª opzione, dopo Trento e Rovereto. Quindi la selezione è già stata fissata, verrà nel mese di aprile e quindi l'azienda ha ricevuto un mandato dall'assessorato, dalla provincia, dall'assessore Zeni di continuare nella ricerca dei professionisti. Quindi noi abbiamo dovuto, e io mi sono dovuto assumere la responsabilità, e credetemi non è piacevole, quella di dover constatare che non eravamo a norma sugli standard e dover adottare una procedura di sospensione perché non rispettavamo degli standard di sicurezza. Quindi abbiamo adottato una sospensione. Non possiamo procedere a una chiusura perché non può competere all'azienda o al direttore generale di turno decidere questo, che è in capo alla programmazione sanitaria della provincia. Quindi la provincia oggi prevede e mantiene la previsione del punto nascita di Cavalese e ha dato contestualmente il mandato nel continuare la ricerca del professionista. Quindi questa ricerca in sostanza può cambiare ancora le cose. Noi siamo, ripeto, abbiamo un concorso in piedi, ci saranno le selezioni e quindi questo è... Rispetto alla richiesta di rotazione invece fatta a tutti i primari, cioè scusi, a tutti i pediatri dell'azienda? No, allora rispetto l'azienda ha anche attivato altre formule, cioè ha chiesto ai dipendenti già in servizio a Trento piuttosto che a Rovereto di dare della disponibilità aggiuntiva fuori orario pagando, diciamo, piuttosto bene, perché abbiamo offerto la bellezza di 720 euro a turno, 720 euro lordi a turno ai professionisti che avrebbero accettato di fare 12 ore. Questa possibilità purtroppo non è stata accettata per delle motivazioni non tanto economiche, perché credo che a molti può fare gola guadagnare per 12 ore 720 euro naturalmente, ma per altre motivazioni di tipo professionale. Abbiamo anche ricevuto delle lettere, delle comunicazioni in questo senso da parte dei ginecologi che fanno parte del team della dottoressa Di Palma, che spiegano le ragioni di questo dissenso. Ma allora, dottoressa Di Palma, se vuole dire... Mi avrebbe chiamato e adesso ho partecipato al concorso dove ci sono 7 domande. Voi,
anche dovuto aggiustare. Ma allora noi, a me dispiace per... Ecco, qualcuno dice bugiardi e dice... Va bene, se possiamo continuare. Si dice che noi non abbiamo contattato... Qualcuno ha detto che noi non abbiamo contattato il dottor Giustardi. Qualcuno l'ha detto. Bene, vediamo se è vero. Allora, il dottor Giustardi... A me personalmente mi ha contattato via Messenger in data 14 gennaio, era un sabato, e io gli ho risposto la domenica, il giorno dopo. Quindi prima che lui contattasse questa comunità è stato in contatto direttamente col direttore generale dell'azienda, che ha scritto quello che vedete in blu. E cioè dice: buongiorno dottor Giustardi, questo è vero o no? Sì, io ho detto che l'ho contattato due mesi fa. No, lei, se lei... Scusi. Io ho detto che lei mi ha... Io ho contattato lei... Pubblicamente, le faccio una domanda. Pubblicamente, lei ha detto una settimana fa che non è stato contattato, sì o no? No, a me mi è stato chiesto... No, lei mi ha fatto una domanda. Sì, però lei mi faccia finire. È stato contattato a me. A me mi è stato chiesto, lei dopo il primo contatto che ha avuto con il dottor... No, non mi pare. È stato contattato, io ho detto no. Dopo quella telefonata non ho avuto nessun contatto. Vediamo se è vero. Vediamo vedere se è vero. Prossima. Ecco, questo è il tabulato delle telefonate dell'azienda che dimostrano che ci sono stati dei contatti guardate, che è spiacevole. È molto spiacevole per me mettere in atto che un'azienda seria come l'azienda provinciale di Trento, di cui tutti voi dovreste essere orgogliosi, perché ha del personale che si è dato da fare in tutti i modi per cercare di risolvere con senso dell'onore e dell'appartenenza, si metta in dubbio che non abbia fatto. Ed è stato per me spiacevole andare a chiedere di setacciare i tabulati telefonici e vedere quello che avevate alle spalle. Qua ci sono le prove dei contatti telefonici tra i miei collaboratori e il numero che lì è segnato. Vabbè, allora, intanto io direi che al di là di questo caso un po' così di scontro, vediamo che c'è comunque questa disponibilità adesso, allora, quindi la teniamo in conto, giusto? Superiamo gli scontri e cerchiamo di tenere conto anche di questo. Allora, io avevo chiesto una cosa alla dottoressa Di Palma, volevo sapere perché c'è stato il rifiuto, poi arrivo da Zeni, volevo sapere perché c'è stato il rifiuto da parte dei pediatri a questa ipotesi di rotazione con dei turni anche ben pagati da quanto ho capito. Sì, la motivazione dei pediatri in forza presso tutta l'azienda sanitaria del Trentino, quindi sia i pediatri ospedalieri di Trento che di Rovereto, hanno dato delle motivazioni che hanno messo anche per iscritto, quindi non sono motivazioni occulte, legate alla preoccupazione dei volumi di attività e del senso di insicurezza che derivava loro a prestare l'attività presso un punto nascita dove, sì, come vi è stato spiegato, se, non capita mai, però quella volta che capita un'emergenza reale rovina la vita di un bambino, che è la cosa a cui un pediatra tiene di più, rovina la vita della famiglia e rovina anche la vita dei professionisti che si impegnano da sempre a fare questo. Io credo che ci sia una traslazione audio di quello che hanno detto i pediatri, se no io ho portato proprio le mail che hanno scritto direttamente a me. Però preferirei quella mail se ci legge lei. Sì, allora se volete ve la leggo io. C'è una mail formale che i pediatri hanno inviato a me personalmente. Ad integrazione e conferma della già espressa disponibilità ad effettuare turni di servizio da cavalese, sia in orario di servizio che come prestazioni aggiuntive, esprimo quindi seguito le mie motivazioni
senso di responsabilità e consapevolezza del rischio. I rischi di un parto in periferia, dove non vi sia sufficiente abitudine a fronteggiare l'emergenza per scarsa casistica e lontano. Scusate un attimo, non capisco bene, quest'audio è riferito a cosa esattamente? La lettera che ha mandato la pediatra, scusate perché sennò non è ben chiaro. Una pediatra. No, mi scusi. Questa è la motivazione che i pediatri, la massima parte dei pediatri interpellati, 45 ospedalieri, io personalmente, e sono finita sui giornali per questo, ho chiesto loro, per chi era disponibile, non solo di dire no grazie, non vogliamo 750, 650, quel che fosse, ma per cortesia mi potete indicare perché non volete fare questa cosa? Ecco. A fronte di questa richiesta, quando era possibile, con un'eventuale disponibilità a fare turni occasionali compatibili col resto dei carichi di lavoro, la risposta formale della quasi totalità dei medici è stata questa mail che stava andando, che io qui, se volete, è meglio sentirla per audio, così, ed è questa, che in cui loro adducono motivi esclusivamente collegati all'insicurezza di dover lavorare in un punto nascita a bassi volumi di attività, con organici non fissi, che non sono organici fissi né di anestesiologia, né di ginecologia, né di pediatria, quindi a rotazione, a fronte del fatto che l'esposizione alla casistica è molto rara, quindi la loro personale percezione del rischio era di un rischio elevato. E lo esprimono molto bene, loro dicono: a reintegrazione conferma della già espressa indisponibilità, mi chiedete delle ulteriori motivazioni, esprimo di seguito le mie motivazioni come richiesto, senso di responsabilità e consapevolezza del rischio. E da questo dibattito emerge che c'è un grande divario tra come i professionisti valutano il rischio delle loro azioni e come invece anche i genitori, perché al di là delle istituzioni, una madre e un padre dovrebbe valutare il rischio nei confronti di un figlio che sta per nascere, di cui ha responsabilità. Quindi il professionista dice senso di responsabilità e consapevolezza del rischio. I rischi di un parto in periferia dove non ci sia un sufficiente volume di attività e una sufficiente abitudine a fronteggiare l'emergenza per scarsa casistica, lontani da una terapia intensiva neonatale e da altri servizi super specialistici eventualmente necessari in caso di emergenza, non sono per noi accettabili oggi da parte di professionisti responsabili e consapevoli. Sottolineano, vi faccio una sintesi perché è lunga, che l'emergenza in ostetricia è una delle più gravi che possano verificarsi e capitare anche ad un medico, mettendo a rischio la vita e la salute di due, anche di tre persone contemporaneamente. E quindi la presenza di 24 ore di un pediatra, che nel caso dei pediatri di Trento non è esposto quotidianamente alla sala parto, perché noi facciamo i pediatri, allora non rende sicuro un punto nascita. Soprattutto l'allenamento di tutta l'equipe, quello che cercava di spiegarvi prima il dottore, è quello che fa la sicurezza in sala parto. Per questo i criteri, poi sono richiamati tutti i criteri del piano nazionale e c'è scritto anche il resto che dice: infine, gli incentivi economici e i benefit non incentivano un servizio di qualità. E noi non vogliamo prestare servizio dove non ci sentiamo sicuri. Infine, gli standard qualitativi nazionali e internazionali richiedono di fornire ai nostri pazienti prestazioni super specialistiche, ambulatoriali e di reparto, sia per i soggetti con patologia acuta e cronica. Ci siamo formati negli anni, continueremo a formarci, impiegando tempo e risorse, con master universitari in altre sedi,
con frequenza in centri di eccellenza con i quali siamo sempre in contatto attivo per fornire l'assistenza specialistica necessaria che altrimenti porterebbe molte famiglie a viaggiare e continuare con a viaggiare continuamente con costi aggiuntivi per la sanità provinciale e per la società. La patologia d'urgenza ci vede d'altra parte impegnati in un pronto soccorso pediatrico con un numero di accessi in crescita, in reparto nella gestione di pazienti sempre più complessi che richiedono trattamenti di terapia subintensiva pediatrica. Questo lavoro quotidiano di attività e formazione specialistica continua ci impegna già oltre l'orario di servizio e ci gratifica perché rispetta le motivazioni originali che ci hanno portato, ha portato ciascuno di noi a dedicarsi al lavoro di un medico moderno che sempre deve rispettare l'antico principio che primo è non nuocere, soprattutto se già in anticipo prevede di potersi trovare in condizioni di rischio. Allora, dottoressa Di Palma, abbiamo capito che c'è stata questa indisponibilità sul punto della sicurezza che non sembrava garantita. E, dottor Borgon, ancora un'ultima cosa, ma perché sto cercando di vedere se c'era comunque qualche disponibilità. I gettonisti non più previsti? Allora, noi abbiamo avuto contatti come quello che ho mostrato prima dal dottor Giustardi, che poi adesso parteciperò al concorso, ma che aveva proposto lui e probabilmente anche altri ci hanno contattato per offrire cosiddetti turni. Il tema è che sono fuori dagli standard delle linee sicurezza, su questo ci eravamo confrontati col dottor Iorezzo, e cioè le linee guida per mantenere negli standard prevedono dei dipendenti strutturati per consentire quel lavoro di squadra. Se mi passate un concetto sportivo, è come la differenza tra allenare una squadra di qualsiasi sport, di calcio piuttosto che di basket, o mettere in piedi una rappresentativa, è come mettere in piedi una rappresentativa. Questo non è la stessa cosa, cioè si possono avvicinare anche professionisti o campioni di eccellenza, ma lavorare assieme, gestire le criticità e la formazione sono cose diverse. Da questo punto di vista le linee guida per mantenere gli standard fanno questa netta differenza. Allora, Giustardi chiedeva di nuovo la parola, solo un secondo. Sì, grazie, perché... Volevo dire, sui gettonati ha detto bene il dottor Bordoni, io mi ero reputato come gettonista disponibile. E le dico che CLES c'ha il 18% di gettonisti, che Merano c'ha il 50%, Silandro, che è un posto così, c'ha più del 50%, c'ha tre primari del Veneto che sono in pensione, che hanno 70 anni e lavorano con Silandro. Il rappresentante del Ministero ci ha detto che noi possiamo avere in questo caso una deroga di un gettonista nel caso non riuscissimo a fare la guardia. Quindi volevo chiedere questo. Allora diamo subito la parola a Giorgio. Il punto nascita sta cercando di rimettere a posto le cose, quindi in una prima fase il gettonista per noi non ci sono problemi. Cioè non può essere strutturale come cosa? Non può essere strutturale perché non conforme, cioè non è aderente alla qualità, perché è una questione di team, ma penso io adesso non ho capito se il collega può essere assunto o meno, ma insomma c'è cioè non... Cioè da... Vabbè, direi a furor di popolo sarà assunto. Scusate un attimo, a questo punto passiamo la parola all'assessore Zeni, perché mi sembra... Non la facciamo parlare! No, perché mi sembra che nonostante la dialettica un pochettino agitata sia emerso che dal lavoro che si sta facendo e dalle disponibilità che si stanno offrendo qualche possibilità di portare a casa una rivisitazione della situazione, con poi sicuramente il dottor Iorizzo che ci
ci accoglierà assolutamente su questo piano, qualche possibilità si sta creando. Allora, assessore, ci dica. Bene. Allora, a me il compito di dirvi cosa stiamo facendo e cosa faremo per riprendere l'attività del punto nascita di Cavalese. Faccio però prima una premessa, perché io credo che quello che abbiamo sentito nelle relazioni di chi mi ha preceduto ci ha permesso di capire alcune cose. Innanzitutto, qual è stato l'iter? Io ho sentito nel dibattito dell'ultimo periodo tante cose inesatte. Si è detto che si è chiuso per questioni di risparmio. Abbiamo oggi sentito come in realtà il mondo medico ritenga, sulla base di esiti, cioè dei dati sulla mortalità e incidenti, che i punti nascita con un'alta casistica siano più sicuri di quelli piccoli. E abbiamo capito quindi la motivazione per cui lo Stato si è mosso in questa direzione. Abbiamo sentito anche che l'azienda si è mossa su mandato della giunta provinciale in maniera molto importante per ricercare professionisti, con bandi, pubblicità, concorsi aperti senza soluzione di continuità. E io credo che ci sia stato in questi mesi un grande lavoro da parte di tutti, l'azienda, ma le amministrazioni, l'associazione Patto per Fiemme. Io ho visto tutti convinti e volonterosi, impegnati nel cercare di trovare una soluzione. Abbiamo anche sentito le motivazioni per cui c'è difficoltà a trovare i pediatri. Pochi medici in Italia, se leggiamo i giornali di tutte le regioni vediamo come ci sia questa difficoltà, il che porta che i pediatri sono una categoria che possono scegliere di dove andare. E abbiamo sentito che le motivazioni professionali, e cioè io preferisco andare in un posto con ampia casistica perché mi appaga di più professionalmente, e anche di sicurezza che loro ritengono, ci siano stati. Però, nonostante queste considerazioni, la posizione della provincia è stato che, a nostro avviso, nelle zone orograficamente disagiate ci siano degli elementi di contesto che vanno valutati quando parli di sicurezza. E cioè, noi riconosciamo, perché non abbiamo strumenti per non riconoscerlo, quello che dice la comunità medica, quello che dicono gli organi competenti, e cioè che in un punto nascita grande c'è più sicurezza che in uno piccolo. Questo è un dato di fatto, e noi l'abbiamo sempre riconosciuto perché abbiamo accentrato da anni i parti problematici. In tutti i punti nascita piccoli i parti problematici da anni vengono accentrati su Trento Rovereto. Però abbiamo detto anche: guardate che ci sono situazioni geografiche tali per cui devi anche arrivarci al punto nascita. Sulla base di questo, sulla base di queste riflessioni che noi con altre regioni abbiamo fatto, lo Stato ha fatto un decreto nel novembre 2015 consentendo la possibilità di deroga. Il Comitato Percorso Nascita, presieduto dal dottor Iorizzo, fa la valutazione, e abbiamo ottenuto, e questa è stata una prima vittoria, diciamo, delle regioni, delle autonomie, di dire: riconoscete questa possibilità di deroga. E il Comitato Percorso Nascita ci ha dato delle risposte. Noi abbiamo rispettato le decisioni e ci ha detto no su Acqua e Tione, perché non hanno considerato in base a dei parametri. Noi abbiamo mandato una documentazione nostra, così hanno detto non li riconosciamo come zona disagiata, e ci è dispiaciuto. Ci siamo rallegrati quando hanno detto che Clesio e Cavalese hanno queste caratteristiche perché sei in una situazione di montagna, e quindi va. Allora, che sia chiaro che per noi, così come lo Stato per tutti i protagonisti di questa vicenda, il fatto di essere arrivati a un punto in cui, nonostante tutti gli sforzi, pubblicizzazione, concorsi eccetera, non si siano trovati i professionisti necessari per rispondere agli standard previsti dal Ministero, è stata una sconfitta. E è chiaro che nel momento in cui ti avvii sul percorso, chiedi una deroga e lo ottieni, cerchi di adeguarti agli standard e poter tenere aperto. Allora, su questi standard abbiamo adesso vista la domanda, siamo una provincia autonoma. Allora, adesso vi dico quello che stiamo facendo per cercare di riaprire l'attività anche sul lungo periodo.
Però il dato, secondo me, la premessa importante che noi dobbiamo aver ben presente in questa partita è che o noi ritroviamo la capacità di essere comunità e quindi lavorare e riconoscere anche i ruoli e le competenze e in un rapporto di reciproca fiducia, o partite non il punto nascita, ma in generale il problema del futuro del Trentino è in gioco, perché il tentativo di mettere in dubbio le azioni delle istituzioni che qualcuno ha fatto nell'ultimo periodo è una tecnica oratoria molto rischiosa, perché avvelena i pozzi da cui tutti quanti attingiamo. E quindi io credo che qui, no, questo io credo che il tentativo di mettere in contrapposizione i valli tra loro, di mettere in contrapposizione le valli con la città, è una cosa che porta alla morte del Trentino. Il Trentino ha fondato la sua storia e la sua forza, di questo sono profondamente convinto, il Trentino ha fondato la sua storia e la sua forza nel reciproco riconoscimento tra cittadini e istituzioni e tra livelli istituzionali. Io nel percorso che è stato fatto ho visto delle istituzioni locali estremamente serie che ci hanno fatto molte segnalazioni, e adesso il dottor Bordon dopo di me elencherà quello che si sta facendo in questo momento sull'ospedale e sul percorso nascita. E questo è anche grazie alle segnalazioni che ci sono arrivate dalle amministrazioni. Ma se manca questo riconoscimento reciproco, ogni dibattito su come tenere aperto, su cosa fare, perde forza, diventa sterile, e quindi io credo che dobbiamo prima di tutto recuperare questa capacità. Cosa stiamo facendo? Innanzitutto, ha già anticipato il dottor Bordon, abbiamo dato mandato all'azienda di continuare nella ricerca di medici. Un primo bando si è chiuso il 16 di marzo, avete sentito ci sono una disponibilità come prima scelta e due come seconda, proseguono le mobilità. E quindi non appena si riuscisse a trovare i medici necessari per riaprire, il mandato dell'azienda all'azienda da parte della provincia è di riaprire. Questo deve essere chiaro. Però io ho anche il dovere di dirvi le cose come stanno. Per i motivi che abbiamo sentito, sul lungo periodo, con questi standard, è molto difficile che si possa immaginare di tenere aperto il punto nascita. Perché? Perché se noi al primo di luglio abbiamo i 7 pediatri e 6 anestesisti e 6 ginecologi, con questa situazione di instabilità che oggi ci porta su tutta l'area, in tutte le regioni, porta difficoltà a avere professionisti, è difficile immaginare che tra 5 anni si riuscirà, o tra 2 anni, sia sempre in balia del professionista che va in malattia, si licenzia, cambia sede. Quello che stiamo facendo è l'unica strada per poter garantire il punto nascita sul lungo periodo, è il lavoro che facciamo con le altre regioni. E adesso vi spiego. Con le altre regioni ci siamo mossi già a luglio mandando delle note e contattandole, chiedendo: condividete con noi dei criteri nuovi da sottoporre al Ministero, perché questi sono standard elevatissimi da riuscire a raggiungere, anche le altre regioni sono in crisi su questo. Il Veneto ha fatto delle proposte per mettere 3 ore al giorno di pediatra, ma non rispetta questi standard. Quindi noi abbiamo ripreso contatti, l'abbiamo fatto a luglio, ad agosto, l'abbiamo rifatto a gennaio e febbraio, abbiamo avuto risposte dall'Alto Adige, dal Veneto, e grazie anche a qualche consigliere provinciale che ha dei contatti anche politici, la Lombardia adesso dovrebbe, ci ha detto che forse ci risponde, per fare cosa? Per dar vita a un comitato tecnico, perché non è la politica che può decidere qual è lo standard di sicurezza dentro una sala parto, devono essere i professionisti. Noi abbiamo detto: facciamo un comitato tecnico che possa interloquire con gli esperti del Ministero per cercare di trovare dei criteri speciali per zone speciali e in questo modo trovare delle modalità che siano sostenibili sul lungo periodo. Quindi noi adesso proseguiremo, l'azienda proseguirà e tutti i pediatri che si troveranno verranno assunti e quindi si cercherà di riaprire. Ma deve essere chiaro che o riusciamo a cambiare questi standard o non è una questione di colori politici, perché avete sentito le argomentazioni, le difficoltà ad assumere. Altrimenti sul lungo periodo non ce la faremo.
In ogni caso, quello che a noi sta a cuore, e credo che questo sia importante ribadirlo, è che devono essere comunque garantiti degli standard di sicurezza alti, perché chi poi deve far nascere un bambino, il bambino che nasce, sono quelli che ci rimettono se qualcosa non funziona. Per questo in questo momento abbiamo due strade davanti. Abbiamo la prima strada, che è quella attuale, la prima fase è quella attuale. Il punto nascita è stato sospeso perché non abbiamo trovato i professionisti per avere gli standard garantiti. E in questo momento deve essere chiaro che quello che ci dicono i medici, i nostri pediatri e i medici che hanno la competenza, perché su questa competenza è lo Stato ad averla, autonomia non è indipendenza, autonomia è relazione, è riconoscimento delle competenze, e sulla sicurezza in una sala parto la competenza che vale per tutte le regioni c'è lo Stato. Ecco, i medici ci dicono oggi la sicurezza viene garantita perché la donna è presa in carico in un punto nascita che riesce a rispondere a tutte le problematiche. Adesso vedremo, il dottor Bordon vi illustrerà tutto quello che noi facciamo per accompagnare questa fase oggi. La seconda fase sarà quando riusciremo a riattivare anche il punto nascita, grazie a tutte le cose che si stanno facendo per reperire i professionisti, e io qui ringrazio l'azienda sanitaria perché ha messo in campo. Quindi pensa di riattivare il punto nascita. Nel momento in cui si riesce a avere gli standard previsti, quindi sei pediatri, sei anestesisti e sei ginecologi, il mandato chiaro dato all'azienda è di riaprire. È chiaro che deve essere chiaro anche però quali sono i ruoli, perché pensare che il ruolo dell'azienda sanitaria sia convincere un professionista che su un territorio c'è una qualità della vita migliore che su un altro, non è il ruolo dell'azienda. L'azienda ha il compito di pubblicizzare, facilitare le cose burocratiche, contattare, incentivare, ruotare se sono disponibili, fare tutte le cose organizzative che servono. Ai territori, all'associazione, il ruolo di, e noi per questo abbiamo sempre interloquito, ogni professionista che ci ha contattato abbiamo dato il telefono amministratore, associazione, perché li contattassero, perché spetta alla comunità convincere del valore aggiunto, della qualità della vita che ti porta a fare una scelta così impegnativa come trasferirti da una regione all'altra. Quindi qui per questo dico che questa partita o si gioca insieme o altrimenti non la vinceremo mai. È un lavoro molto faticoso, ma mette in gioco tutti noi in un reciproco riconoscimento. Quindi questa è la partita che ci aspetta. Adesso il dottor Bordon vi illustra le azioni puntuali che, anche grazie alle segnalazioni degli amministratori, noi stiamo mettendo. Un po' rapidamente, perché poi vorrei che intervenisse anche qualcuno degli amministratori locali. Grazie, dottor Bordon. Allora, allora, due cose principalmente, ma proprio per lasciatemi finire il ragionamento, perché si va nel senso di quello che stanno dicendo gli uni e gli altri. Non abbiamo dubbi sul fatto che qui sia stato fatto molto di più di qualsiasi altro posto che avete gestito finora, veramente lo sappiamo. L'unica cosa che ci siamo resi conto, quando un anno e mezzo fa abbiamo cominciato a cercare dei pediatri, degli anestesisti, dei ginecologi, che avevano bisogno di altro. Sento quello che dice l'assessore Zeni, che ci sta aiutando comunque sempre ad arrivare all'obiettivo. E non è ruolo dell'azienda di dire perché è meglio venire quassù. Ma visto che due cose sono state dette e che siamo stati messi in dubbio sulla parola, due precisazioni ci stanno, e per favore lasciatemi finire tutto il ragionamento, perché non è contro, è proprio perché queste cose vanno dette. Il dottor Priora, il 13 del 3, ci scrive: io non so a tutt'oggi quale sia il mio ruolo a Cavalese, non so se rimane aperto il punto nascita, non so dove finirei se una volta assunto Cavalese chiudesse. Chiedo chiarimenti alla dottoressa Di Palma, che attualmente è indisponibile, e al momento non ho risposte. Io apprezzo moltissimo il tuo intenso appassionato spendere il tempo, ma io vorrei che il mio interlocutore, l'azienda sanitaria, mi facesse una proposta chiara, semplice, scritta e possibilmente rapida. Poi lo deciderò. Io non presenterò domanda per il concorso. Se lo superassi, l'ASL potrebbe mandarmi in pediatria a Trento o in qualsiasi altro posto, come assistente. Allora semplifichiamoci la vita.
dice il dottor Priora. Chiedo chiarezza ed ho chiarezza. Post scriptum, l'isola d'Elba non è male, perché nel frattempo gli è stato proposto il fatto di andare all'isola d'Elba. Quindi io non ho dubbi sul fatto che ci siano stati più contatti col dottor Priora. Per essere rassicurato, il dottor Priora aveva semplicemente bisogno di parlare con una delle persone che decidono in azienda sanitaria. Se questa cosa legalmente non è possibile, allora d'accordo, ma se c'è possibilità in futuro di riuscire a tranquillizzarli un po', è meglio. Un'altra cosa, il dottor Flumini ci scrive la cronistoria di come è riuscito a metterci in contatto con voi e ci dice che il 12 dell'1 ha visto, visione puramente casuale, il servizio di ricerca dei pediatri sulla rubrica medicina 33 del TG2, un servizio fatto qui a Cavalese anche grazie alla PD e a chi si è mosso in questo senso. Ha preso contatto con noi e subito dopo ha inviato una mail per sapere quali sono i benefit che potevamo dargli. Ha inviato una lettera di presentazione al signor Zeni, al signor Gilmozzi, a De Godens, a Bordon, a Guerrera, a Zanon. Questa lettera di presentazione che ha mandato il dottor Flumini ha avuto come unica risposta il ringraziamento per l'invio da parte del signor Gilmozzi. Poi c'è stato l'incontro ad Ancona con i rappresentanti di Parto per Fiemme. È chiaro che voi non potete andare a cercare i pediatri di Ancona, probabilmente è una cosa che l'azienda non permette di fare, però ricordo che una delle cose che era stata detta nella presentazione quando ce l'avamo incontrata la prima volta è che se c'è la necessità rimaniamo, ci mettiamo davanti agli studi dei pediatri pur di portarli a casa. Poi c'era ancora il 18 dell'1, la pubblicazione del bando di mobilità volontaria per Cavalese. Il dottor Flumini ha scoperto assolutamente casualmente tramite internet della pubblicazione del bando. Nessuno gli ha comunicato dall'azienda sanitaria che era stato fatto questo bando. Del 18 del 2, 2010 del 2, c'è stata la telefonata di conoscenza da parte del Zanon, quindi il nostro presidente della comunità di Valle, e del dottor Guerrera dell'azienda sanitaria. L'ha chiamato il 10 del 2. È venuto a Cavalese. Al 16 del 2 ha inviato quindi una raccomandata per partecipare al bando. Dopo l'SMS di comunicazione e partecipazione al bando, il ringraziamento da parte del signor Zanon, non ha avuto nessun'altra comunicazione se non la ricezione della domanda da PSS, dall'azienda sanitaria. Trassandosi il dottor Flumini di una persona estremamente capace che lavora ancora all'ospedale dei bambini, trattandosi quindi di un professionista, noi abbiamo più volte richiesto, ma non direttamente a voi che giustamente non dovete trattare con noi, ma tramite le varie persone che c'erano, abbiamo chiesto, cioè sta parlando di Piero De Godens, sta parlando di persone che interagiscono con voi, abbiamo chiesto se era possibile sentirli un po' di più, perché altrimenti queste persone strada facendo si perdono, ma senza andare al di fuori della legge, solo non è corteggiarli, è fare un po' come si fa con gli specialisti rari, cercare di vedere se si possono sentire un po' di più. Io so che la mia parola contro la vostra per quanto riguarda il dottor Flumini, per Priora no, che tra l'altro questa mattina ha provato a contattarvi, ma eravate per forza di cose presi da tutto quello che stavamo facendo, quindi potete poi sentirlo. La mia parola no, la mia parola contro la vostra, oppure d'accordo quello che dice il signor Zeni, il fatto che si faccia tutti assieme, ma allora accettiamo che tutti quanti erano parte di questa verità. Dottor Flumini, può alzarsi per piacere? Accogliere i professionisti ci sembra necessario,
voi non mi conoscete abbastanza, ma non abbiamo mai detto qualcosa contro di voi, abbiamo sempre cercato di fare un'altra cosa, che è quella di dire rispettiamoci a vicenda, mettiamo assieme tutte queste capacità che abbiamo e allora sì, è vero che la porteremo a casa e non abbiamo dubbi sul fatto che anche alla luce di quello che state dicendo non ci lascerete cadere. Qualche amministratore locale, al dottor Bordon, che, alla quale abbiamo chiesto appunto di dirci che cosa si sta facendo e che cosa si farà. Allora, al di là del personale pediatra, ci sono altre carenze, no? Una era... manca il quarto anestesista in servizio, perché uno degli anestesisti che lavorava qua ha chiesto trasferimento in un'altra regione. A questo punto l'azienda, se posso parlare, alcune delle cose che sono state dette erano informazioni un po' datate, perché alcune di queste sono state superate negli scorsi giorni. Allora, il 3 aprile, reperibilità dell'anestesista, vuol dire che in assenza dell'anestesista che leggete dopo, che si chiama dottor Alessandro De Carli, il quale viene da Belluno e quindi è sottoposto a quella famosa procedura di assenso di trasferimento all'amministrazione all'alta, riteniamo, dovrebbe, si è scritto perché non c'è ancora l'assenso del mio collega di Belluno, ma il 18 di aprile è la data che presumiamo possa essere in servizio a Cavalese. Per anticipare i tempi della reperibilità abbiamo chiesto ai colleghi anestesisti di Trento e Rovereto, che sono anche loro in gravissima difficoltà di carenza, tant'è che abbiamo dovuto chiedere aiuto a Verona per avere degli anestesisti che, ricordo, gestiscono l'emergenza e urgenza per tutti noi, per tutta la provincia, ed è bene che non sia sguarnito a livello centrale di presidio nell'interesse di tutti. Però devo ringraziare il team del dottor Geat, che garantirà la presenza dal 3 aprile di un anestesista per la reperibilità notturna, quindi ripristinando il modello dei quattro anestesisti, che era quello che abbiamo dichiarato deve essere garantito in ogni ospedale di valle, quindi anche a Cavalese. Il 18 arriverà il dottor De Carli. Se non arrivasse il dottor De Carli, l'azienda continuerà a garantire la presenza dell'anestesista con quella formula. La dottoressa Tenaglia, che è la facente funzione oggi del reparto dell'ostetricia e ginecologia, resterà e garantirà il servizio per l'ospedale di Cavalese, e sarà attivato un ambulatorio pediatrico specializzato di alto livello, o meglio di secondo livello tecnicamente, chiedendo al team della dottoressa Di Palma di garantire la presenza di professionisti che, come detto, hanno investito su specializzazioni per molte patologie pediatriche di eccellenza anche su Cavalese, con due giorni alla settimana per questo tipo di ambulatori, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18. Sarà poi garantito anche l'evoluzione della tecnologia, ci consente con sicurezza di provare e testare formule nuove, cioè noi abbiamo comunque anche in questo momento un pediatra di alta specialità in servizio presso la nostra pediatria di Trento. Perché non garantire con un collegamento, diciamo, in videoconferenza, ad esempio col pronto soccorso di Cavalese, la presenza e la consulenza di pediatri che assistono e
danno consulenza al collega medico del pronto soccorso su patologie pediatriche, quindi è un modo anche fuori dagli orari per essere presenti in maniera interattiva e in sicurezza garantire dei supporti di alto livello specialistico. Per quanto riguarda l'assistenza ginecologica, quindi io vedo poco, però c'è un forte potenziamento degli ambulatori ginecologi, dei ginecologi in tutte le comunità di valle. Questa è stata anche una richiesta degli amministratori locali. Abbiamo anche, alcune saranno delle novità, nel senso che andremo ad attivare in Val di Cembra. C'era prima, ma era sospeso da un certo periodo, 2 anni. Sì. Oggi non c'è. E questo sforzo organizzativo nella carenza dei ginecologi verrà garantito con un significativo aumento, penso alla Val di Fassa, anche di orari di disponibilità ambulatoriali che vedete riportati. Oggi noi abbiamo un servizio dalle 9 alle 12.30, passeremo a un servizio molto più ampio dalle 8 alle 16, quindi c'è un ampliamento dell'offerta. Questo tipo di aumento consentirà alle donne di trovare qui, nei luoghi di residenza, quella risposta a prestazioni ambulatoriali importanti, che non solo per la gravidanza, ma anche per problemi ginecologici, senza costringerle a inutili e lunghi trasferimenti. C'è un tema poi relativo agli investimenti strutturali. Ricordo che la provincia ha stanziato, poi lo vedremo nel dettaglio, molte risorse per l'ospedale di Cavalese. Sulla tecnologia provvederemo alla sostituzione della risonanza magnetica, che è una risonanza magnetica che funziona a supporto in particolar modo dell'ortopedia, che lavora molto soprattutto nella fase turistica, durante la stagione turistica, come ben sapete, e quindi la risonanza magnetica, che è piuttosto datata, credo risalga al 2001-2002, verrà sostituita con una tecnologia più adeguata. C'è poi, e lo dico c'è poi, ma dovrebbe essere un po' l'anteprima, un nuovo investimento. Io credo che interessa a tutti sapere che la provincia ha stanziato molti soldi, circa una trentina di milioni di euro, per realizzare un edificio di 14.000 metri quadri, che è una realizzazione di un nuovo ospedale, accantonando una prima ipotesi di ristrutturazione di quello che è l'attuale ospedale, ma con un significativo aumento degli spazi, che è proprio in questa fase è in corso la gara per la progettazione. Il primo piano, no, io penso che possa essere interessante capire che l'azienda della provincia investe sul futuro. Credetemi, non tanto a me, ma il fatto di mantenere competenze, tecnologia e investimenti è la maggior garanzia per la vostra comunità. Io non penso che il problema di questa comunità si possa risolvere ingaggiando medici di 65-66 anni. Loro ci daranno un supporto temporaneo. Noi dovremmo puntare sulle giovani leve e sulle migliori tecnologie che oggi dobbiamo avere a disposizione. Questo è il futuro che dovete chiedere, e su questo investimento è importante, ed è un investimento che la provincia ha messo in atto con insistenza e quindi dovrà essere realizzato quanto prima. Allora, grazie al dottor Bordeaux. Io volevo chiedere a Giovanni Zanon se ci porta un po' il suo punto, poi anche il sindaco Velpone, chiaramente. Ecco, ma se vediamo. Secondo che sentiamo i rappresentanti qui territoriali. Magari mi siedo perché devo guardare. Credo che. No, venga qua. Credo che intanto vada poi fatte alcune considerazioni di carattere generale, anche sul ruolo delle nostre amministrazioni. L'assessore diceva, insomma, che c'è in questo periodo c'è stato
un forte rapporto di collaborazione, insomma, credo che questo da parte mia, ma anche da parte di tanti amministratori che sono qui, va riconosciuto. Insomma. Se torniamo indietro di 2 anni, se voi vi ricordate, forse l'atmosfera e l'ambiente che avevamo trovato noi come amministratori, parlando di punto nascita nello specifico, era sicuramente diversa. Però questa occasione era assolutamente necessaria per avere chiarezza riguardo gli argomenti dell'ospedale, non solo del punto nascita, perché io ritengo sempre riduttivo parlare solo del punto nascita. Mi rendo ben conto che questo come si può dire, però sono anche convinto, insomma, che le cose che sono venute fuori oggi sono state assolutamente interessanti. Ho apprezzato in particolare quello che ha detto dal dottor Iorizzo sull'eventuale possibilità di avvalersi anche dei liberi professionisti o gettonisti per un certo periodo, fin tanto che non riusciremo a completare l'organico dei pediatri. E guardate, ringrazio veramente il dottor Flumini, la sua famiglia, il dottor Gustavi, perché gli abbiamo già conosciuto, hanno dato un'attenzione a tutta la famiglia, che credo, insomma, siano veramente da ringraziare. Scherzosamente gli ho detto, le abbiamo provate tutte per farle venire qui, non so cosa ci resta, più di così non credo che, insomma, riusciremo a fare. Però bisogna fare di più da proprio capito io. Ma no, dal punto di vista dell'attrattività io francamente non saprei più cosa fare. È anche giusto, e credo che se sono venute fuori delle polemiche in questo periodo sono anche comprensibili, ringraziare Parto per Fieme e Alessandro Arici, che tante volte ha fatto un prestigioso stimolo per fare le cose, però credo che a lui vada riconosciuto quello che in questi 2 anni ha fatto. A noi insomma ci ritagliamo un piccolissimo ruolo. Io ricordo che 2 anni fa, o forse di più, con il sindaco di Cavalese, la Giuseppina Avanzo, tornavamo da Trento, dove avevamo incontrato, non mi ricordo più per quale motivo eravamo giù, e venendo in su uno di noi ha detto: ma perché non promuoviamo anche noi una raccolta di firme per l'ospedale di Fieme, visto che l'assessore in carica allora, insomma, dava dei segnali abbastanza preoccupanti. Bene, abbiamo raccolto circa 15.000 firme, e solo la Giuseppina, che poi chiederei che potesse parlare, sa quanto ci ha costato come impegno personale assieme a tutte le altre associazioni. Bene, abbiamo fatto questo e l'abbiamo anche consegnate. Da allora in poi credo che tutti i nostri rappresentanti, tutti, nessuno escluso, in questo particolare momento voglio sottolineare quello che ha fatto il Mario Gimozzi e Piero De Gode, tutti i nostri rappresentanti in provincia, insomma, è stato veramente un lavoro fatto bene, che ne dicano i vari detrattori. Però su questo noi, se siamo delle persone, degli amministratori corretti, dobbiamo riconoscerlo. È logico che per quanto riguarda il punto nascita adesso ci aspettiamo un ulteriore sforzo, insomma, io ho mandato una modestissima lettera a tutti gli ordini dei medici d'estate, magari non l'hanno neanche letta, non lo so, perché insomma avranno visto un'ennesima richiesta di aiuto. Però adesso, visto che abbiamo questa possibilità di raggiungere questo auspicato traguardo, insomma, che il punto nascita è effettivamente sospeso e non è chiuso a tutti gli effetti, chiediamo veramente un ulteriore impegno all'assessore in particolare, ma anche all'azienda, ma sono sicuro che dopo questa serata così sarà, per far sì che si ripristini gli organici che servono. Quindi non solo pediatri, ma abbiamo anestesisti, abbiamo ginecologi, sui quali secondo me bisogna lavorare e lavorare bene. Ecco, io non credo che sia opportuno, mi ero segnato delle provocazioni, ma non voglio farle, però spero che capirete anche voi che noi ogni tanto ci sentiamo cittadini di serie B, perché siamo lontani, visto che arriva Dio da Trento Rovereto in un quarto d'ora, 20 minuti di macchina, ci sembra, però non voglio andare avanti. Però noi d'ora in avanti, anche in virtù di quella nuova nomina che è stata fatta dalla provincia, dall'azienda, nominato un nuovo referente per l'integrazione per ospedale territorio, il dottor Nardelli, che per noi insomma è un punto di riferimento forte, d'ora in avanti
vorremmo, chiederemo, chiediamo degli incontri periodici, fissi, per aggiornarci sullo stato dell'arte. È questo che a noi serve, perché noi abbiamo delle responsabilità verso la nostra gente, che giustamente ci critica e ci fischia, perché insomma se nessuno dà garanzie bisogna che sia così. Evidentemente non accetteremo più che qualcuno partorisca a bordo strada se non ci sono. Ecco, io chiudo, chiedo al Silvano Melpone, sindaco di Cavalese, con il quale assieme a tutti gli altri sindaci in questo periodo veramente ci siamo impegnati per il punto nascita, di poter venire a dire ecco le sue impressioni, e poi prego veramente di poter far parlare anche a Giuseppina Marazzi. Sì, credo che comunque il punto sia stato centrato. Prima ancora che parli il sindaco Velpone, il punto sia stato centrato e credo che abbia segnato l'assessore Zeni, che oggi si capisce benissimo che c'è un problema, soprattutto nel sentire che un servizio se ne va. E questo è un problema generale che riguarda il territorio del Trentino quando vede queste cose. Ecco perché si innesca quello che diceva prima, il problema, lo scontro tra città e montagna, città e valle. Perché c'è la sensazione che dei servizi, in questo caso servizi fondamentali, vengano tolti. Quindi questo deve far parte della motivazione anche della centrale, come dire, di tenere unito e agganciato il territorio. Sindaco. Sì, grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Il mio primo pensiero va a queste mamme, queste future mamme che sono qua davanti a noi, alle quali io rivolgo il suo peggiore di saluto. Grazie per la vostra presenza. Naturalmente saluto coloro che qui hanno voluto dimostrare questo attaccamento al nostro ospedale. Credo siano almeno 6 anni da quando siamo stati nominati ancora nell'altra legislatura che ci occupiamo di ospedale. Ce ne siamo occupati quando era assessore Rossi, ce ne siamo occupati quando l'assessore era donata per Gonogore, ce ne stiamo occupando ora. Ma adesso credo siamo arrivati ad un punto cruciale. Allora, in questi ultimi 10 giorni, noi sindaci, conferenza dei sindaci, per comunità territoriali, comunità di Fassa, ci siamo recati a Trento 2 volte. In una prima volta abbiamo chiesto noi che loro vengano qui oggi a spiegarci queste cose, perché noi abbiamo chiesto chiarezza, la nostra gente chiede chiarezza. Loro dobbiamo ringraziarli perché hanno avuto la volontà di farla, e non è da tutti, non è da tutti. Possiamo pensare che loro abbiano un atteggiamento diverso da quello che noi vorremmo, ed è lecito, ma dobbiamo anche capire qual è la parte che dobbiamo fare noi sindaci, noi amministratori locali. Noi, anche se è giusto ed è corretto, non possiamo fare le manifestazioni di piazza. Noi abbiamo un altro compito, abbiamo un'altra responsabilità, quella responsabilità che voi cittadini ci avete dato col vostro voto e del quale noi dobbiamo farci compartecipi per portare le nostre istanze e le nostre proposte laddove queste possono essere accolte. Noi abbiamo un obbligo, essere responsabili verso di voi ed essere proattivi. Quando dico proattivi significa che non dobbiamo fatalisticamente accettare quello che ci viene messo qui, ma dobbiamo essere noi a far accadere le cose. Farle fare, farle accadere, ed è quello che stiamo facendo da lunghi anni, non solamente in questi ultimi tempi, da tanto tempo. Bene, oggi abbiamo sentito che di quelle proposte che noi abbiamo portato a Trento nella seconda riunione di cui dicevo prima, e quindi quella di venerdì mattina, molte di queste cose sono state accolte. Devo dare atto all'assessore e al dirigente generale Bordon che molte di quelle richieste che noi avevamo fatto puntualmente venerdì mattina oggi sono realtà.
Non ci nascondiamo che esistono ancora delle difficoltà, ma io sono convinto che queste difficoltà sono non insuperabili. Possiamo scavalcarle. Facciamo piccolo conto. Non siamo ragionieri, ma fino a 5 o 6 arriviamo a ragionare, a pensare. Allora, questione dell'anestesia. 3 ci sono già. Il quarto arriverà